sono Michael Pipicella, vengo da Firenze e sono solo un ragazzo di 16 anni, quasi 17. Però volevo fare un appello, visto che mi capita di girare per Facebook e trovare stati e link di italiani che si lamentano del fatto che alcune persone qua in Italia hanno fatto la fila tutta la notte per prendere l'iPhone 5, invece che stare a protestare davanti al Parlamento. Io dico, ma saranno cazzi loro, cioè, se loro hanno soldi per spendere 700 euro, andranno a prendere l'iPhone 5. Cazzo, ma beati loro. Cioè, io vorrei avere l'iPhone 5. Non me ne frega un cazzo di andare a protestare davanti al Parlamento. Perché anche se vai a protestare, ormai ho ben capito. Cioè, io sono solo in quarto superiore, però ho fatto 4 anni di manifestazioni in una delle piazze di Firenze contro la riforma Gelmini, eccetera, eccetera. Non è servito un cazzo perché noi ancora a scuola non ci sa il riscaldamento, cioè, vabbè, sì, il riscaldamento ci sa, ma alcune volte non funziona, ci sono dei termosifoni che funzionano. Addirittura quest'anno ci sono delle finestre rotte, tipo, non i vetri, però insomma, tipo le finestre rotte che non possono ripararle. Cioè, ritornando al discorso di prima. Sì, protestare va bene, combattere per i propri diritti va bene, ma arrivare a insultare un'altra persona perché preferisce andare a prendere l'iPhone 5 invece che andare a protestare davanti al Parlamento. È assurdo come il fatto di lamentarsi di italiani che sono scesi in piazza per la finale degli europei di quest'anno. Sventolare un tricolore di merda. Un tricolore di merda. Cioè, vi lamentate del fatto che l'Italia abbia passato i gironi, abbia sconfitto la Germania. Vi lamentate del fatto che abbia risvegliato il patriottismo di questo popolo che, mi dovete dirlo, però non è patriottico. Cioè, la gente che è andata a tifare in piazza, voi dite, ma questa gente non deve andare a tifare un paese che fa schifo, un paese che non ci ripaga, che è in crisi, piena di parlamentari del cazzo, eccetera, eccetera. Hanno tutti questi problemi. È assurdo. Cioè, è una nazionale di calcio. E voi dite, come si fa a tifare la squadra di questo paese di merda. Oh. Oh, via, dai. Cioè, è bello essere italiani. Io posso dire che sono orgoglioso di essere italiano, anche sapendo di tutti i nostri problemi. Ma perché siamo talmente distinti dal resto del mondo che proprio io mi sento italiano dentro. Voi magari non vi sentite italiani, dite che è un paese di merda, e gli italiani sono un popolo di merda. Ma, arrivare al punto di insultare noi tifosi della nazionale o la gente che va a prendere l'iPhone 5, perché per il semplice fatto che la Spagna sta protestando, che gli spagnoli stiano protestando, e noi no. Non vado a pazzi. Vi ripeto, ho solo 16 anni, magari non so un cazzo della politica italiana, non so nulla di come funziona questo paese. Forse è vero, però io ho detto la mia. Io sono Michael Pipicella di Firenze e ho detto la mia. Voi potete dire la vostra. Mi raccomando. Il prossimo video.